Avvocato Stefano Lombardi ed Enzo Napolillo, un appuntamento importante con l'ACI, le auto storiche fanno tappa di nuovo ad Avellino. Avvocato, intanto uno spettacolo. Sì, è la 18ª manifestazione della Mille Curve, con la quale ormai c'è un'intesa che dura da tempo. Abbiamo dato ovviamente il patrocinio, oltre che morale e economico, a questa manifestazione che è l'unica che è inserita nel campionato nazionale regolarità autostoriche. Fermo restando che, essendo la Federazione dello Sport Automobilistico, l'ACI, e abbiamo organizzato altri raduni storici con la Racing per Santo Stefano del Sole, a Sant'Angelo all'Esca, e poi ovviamente ruota della storia che faremo a Sedino. Grazie avvocato. Enzo Napolillo, allora andiamo a vedere un po' queste auto, accompagnaci. Sì. Sono auto bellissime, sì. Abarth, Alfa Romeo, insomma c'è di tutto, uno spettacolo. Innanzitutto arrivano da tutte le parti d'Italia, irpini ce ne sono soltanto tre, il resto arrivano dalla Lombardia alla Sicilia, e sono auto costruite fino al 1990. Quindi questa è la particolarità di queste auto. L'esposizione di queste auto fino a quando qui in Piazza Libertà? Questo è fino a stamattina fino alle 13.01 parte la prima macchina, quindi dopo sono 44 macchine, alle 13.45 si libera. La gara si fa oggi e poi la premiazione si fa domani. Quindi domani ci saranno ancora le auto? No. La premiazione si farà in un altro luogo, sicuramente. In un altro luogo, con una cena, con un pranzo alla mattina, e poi si porterà tutte quante a Montevergine per una cena finale. E allora io posto subito questo video, perché fino alle 13.30 possono vedere queste vetture qui. 13.45. Grazie ad ambedue. Faccio vedere giusto qualche auto fino alle 13.45 in Piazza Libertà questa mattina. Queste sono alcune delle autovetture, 44 partecipanti, come vi dicevo è uno spettacolo, ve le faccio vedere così di passaggio per non andare a spoilerare, come si dice, un po' tutti i dettagli. Una però ve la faccio vedere da vicino, eccola qui, il team Spagnoli Rossoni numero 1, eccolo qui. È eccezionale, fino alle 13.45 oggi in Piazza della Libertà lo spettacolo delle auto d'epoca.